Cari amici delle rinnovabili, buongiorno, buongiorno a tutti. Tenevo a fare questo video, uno perché sono in viaggio, due perché volevo dare ogni tanto qualche comunicazione di cosa sta accadendo oggi nel mondo delle rinnovabili, un po' dei ragionamenti, delle riflessioni, dei punti di vista diversi, i miei ovviamente, no? Un po' di cosa sta andando nel filone dello sviluppo in grid parity di progetti fotovoltaici, così come anche per quanto riguarda il decreto FER. L'argomento di oggi, il titolo che volevo dare era seleziona all'ingresso, perché sto ricevendo una serie di telefonate, uno allucinanti, due fuori di testa e tre che veramente metterei il blocco a chiunque. Cosa intendo per questo? Oggi come oggi, il mercato oggi per le grandi opportunità, quindi impianti da produzione di energia elettrica, dove il business sta nella vendita dell'energia, quindi non più nel beneficio dell'incentivo legato all'energia, alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e quindi è un concetto diverso anche se legato allo stesso tipologia di produzione. Oggi come oggi ci sono unicamente i grandi e i grandissimi operatori, le vere superstar dell'energia, che prima erano operatori dell'oil and gas, poi trasformati nelle rinnovabili, oppure gli operatori che negli anni d'oro delle rinnovabili hanno cavalcato saggiamente con testa, no, quel momento, e sono riusciti a non saltare per aria, non farsi acquistare e non avere mille guai, quindi accertamenti, revoche o sospensioni di tariffe, ecc. E anche magari gli è andato anche un po' di culo, diciamo, che scusate la parola, ma non si sono infilati in mezzo ai banditi vari che hanno fatto male a tanti, a me incluso, no? Quindi cosa intendo per questo? Il tema di oggi è veramente quali operatori ci sono, come scegliere un operatore con cui collaborare e un po' le linee guida di come poter lavorare. Questo perché si stanno rivedendo un po' di figure che negli anni del Conto Energia c'erano, no? E oggi stanno un po' rialzando la cresta e ritirando sulla testa. Noi avevamo iniziato il filone dello sviluppo della grid parity circa nell'estate del 2018. Nell'estate 2018, figlio di un primo accordo che c'è stato, poi portato avanti, ma i primi accordi nella primavera 2018 erano accordi a sotto i 10.000 euro a megawatt, ve lo dico per esperienza vissuta, per realtà viste, uso sbattuto, cioè per cose vere vere vissute. Detto questo, oggi ovviamente non esistono più quei valori lì, sono duplicati, anche quasi triplicati, no? Questo perché è partito l'anno scorso, innanzitutto, questo è il vero argomento, no, di riflessione, è perché è partito perché i grandi operatori che prima andavano ad acquistare sul secondario gli impianti a energie rinnovabili, che tra l'altro erano molto esigenti prima, no, quando li volevano solo impianti a terra, solo con società veicolo, solo con finanziamento, e poi hanno cambiato anche il leasing, e poi hanno cambiato anche impianti a tetto, e poi hanno cambiato anche in altre regioni, e poi hanno detto di sì pure alle serre perché non esisteva altro, e poi sono andati anche a comprare impianti tecnicamente con problemi, ad accompagnare il proprietario nella sistemazione delle pratiche, quindi tutte le pratiche documentali burocratiche, quindi passavano negativamente le due diligence, perché non esisteva più niente. Al posto di andare a comprare un qualcosa con problemi, con guai, che sono mal di testa, perché quando arriva l'accertamento del GSE è mal di testa vero, no, eccetera, hanno deciso, al posto di comprare 2 milioni, 3 milioni un impianto da megawatt, ok, hanno deciso di sviluppare, di prepararsi sul filone della grid parity, no? I primissimi nel fine 2017-2018 erano veramente quattro gatti, no, ma dei colossi, quattro gattoni, diciamo, no, mentre oggi i grandi hanno iniziato a dedicare risorse, somme per queste. Come tempistiche operative c'è sempre da considerare che un'autorizzazione unica, anche con i vari
cambi normativi per regioni, come ci possa essere, come c'è stata quest'estate un po' nel Lazio e altro, no, eccetera, comunque prevede indicativamente un anno e mezzo / due anni per ottenere l'autorizzazione, più se uno deve finanziare il progetto, fare l'ordine, l'approvvigionamento della merce, la costruzione, l'allaccio, sottostazione, cinema vari, no? È un progetto che, se non esistono guai in corso d'opera, ci vogliono 3 anni, no? Per entrare in produzione. Detto questo, scegliere un operatore vuol dire che non solo deve essere un operatore granoso, che molto probabilmente oggi esiste solo quello, no? Uno, ma deve essere un operatore granoso, capace, con competenze all'interno per fare una serie di scelte, quindi con esperienza, quindi non solo esperienza di acquisizione, ma anche esperienza interna, anche di sviluppo, anche se di anni prima. 2, 3, che possa decidere per se stesso, no? Tutta la scelta delle opportunità in alte, in medie, i vari cluster, decreto fairing, grid parity, tutte queste cose così, che possa scegliere da solo e anche se grosso non abbia la necessità di muovere la coda solamente perché il padrone dietro, la società capital di turno, no, con la grana, abbia dato un parere espresso positivo, no? Quindi tempi biblici, no? E quindi è veramente, si restringe il cerchio dei grandi operatori. Oggi come oggi, una mini parentesi, ho ricevuto una telefonata da uno che dice: ah, guarda, ho visto qualche tuo annuncio e voglio comprarti, mi cedi il preliminare della terra, che io, cosa che ovviamente non faccio, no? Sto per prendere entro questa settimana 15 ettari e forse anche qualcosa in più in Abruzzo, piatti, libera da vincoli, perfetti, rete top, no, veramente. E secondo te, te lo do a te così per 4 soldi, no, dove abbiamo già contratti, accordi per lo sviluppo, in cosviluppo di progetti, no, dove mi viene detto: ah no, noi sviluppiamo e vendiamo il chiave in mano. Non vi dico il nome, ma uno che mi manda l'email con miau.it, no? Non è un fondo, una società capital di turno, un operatore. Email, Yahoo, con tutto il rispetto, ovviamente. Quindi ci capiamo un po' che teste si stanno rialzando, un po' dormienti in questi anni post conto energia e post boom del mini eolico, no? Quindi quello che vorrei, riassumendo dopo 8 minuti un po' di chiacchiera generica, ma ci sono veramente così tante cose che potrei stare un'ora a chiacchierare, no? Tra la scelta dei progetti, la scelta delle opportunità, in quale regione andare, come andare, il perché di una regione rispetto a un'altra, come vengono scelti i progetti, l'evoluzione 2.0, quale sarà il futuro della grid parity, dove andrà a battere, no, la differenziazione delle scelte. Cioè, ovviamente tutte queste cose uno ne parla solo se le sta facendo e le ha fatte, no? Quindi un passetto alla volta. Caspita, che meravigliosa macchina che mi supera. Un passetto alla volta, ma racconteremo un po' tutte queste, perché voglio condividere un po' queste riflessioni, 1, 2, avvicinare solamente operatori qualificati che sanno di cosa stanno parlando, no? E che hanno voglia insieme a noi di fare alcune scelte, no? Per loro e per la loro azienda. E 3, chiaramente dare un po' un freno ad alcuni contatti, magari potranno portare a qualcosa, però sono contatti secondo me al momento inutili, tutto qua. Quindi dal primo video intitolato Selezione all'ingresso, questo è tutto, da Alessandro Pedrotti e l'amico ninja dietro, che è il seggiolino di mio figlio. Buona giornata a tutti, ciao.